dissi che il CSM era una cloaca. Mi contestò anche Palamara, che allora era presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. 11 anni dopo Palamara è stato indagato per le telefonate, il traffico di influenza, tutte le vicende di nomina e di lottizzazione del CSM. E io ho chiesto scusa alle cloache, perché forse l'accostamento danneggiava quei luoghi di depurazione piuttosto che il CSM. Ora sono in corso indagini perché la spartizione delle correnti nel CSM ha spesso premiato gli amici degli amici e penalizzato magistrati coraggiosi. Urge una riforma della giustizia. Silvio Berlusconi è stato vittima di pregiudizi, di giudizi politici, di una condanna ingiusta e di una persecuzione continua. Serve la separazione delle carriere, serve trasparenza nella gestione della giustizia, fine delle spartizioni del CSM. Serve anche che ci sia un ministro diverso, ed ecco perché oggi, come coordinatore romano di Forza Italia, ho voluto condividere con i giovani di Forza Italia Giovani, che ringrazio, con Simone Chierco e gli altri dirigenti e militanti, questa iniziativa simbolica. Alle nostre spalle c'è il Ministero della Giustizia, i ragazzi stanno denunciando i guasti, gli errori che questo governo ha prodotto, le ingiustizie patite da Silvio Berlusconi e dal centrodestra, la necessità di dimissioni di buona fede. Lo fanno nel rispetto delle regole che speriamo presto possano essere superate, per manifestare più numerosi e liberamente, con le distanze, con i numeri limitati che oggi sono imposti, ma volevamo qui urlare il nostro sdegno, lo sdegno di Forza Italia, la solidarietà Berlusconi, la volontà dei nostri giovani di esserci. E quindi urliamo riforma subito e a buona fede. Che cosa chiediamo? Dimissioni, 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 dimissioni. Grazie a Forza Italia Giovani per questa iniziativa. Forza Italia c'è e chiede trasparenza, democrazia, giustizia e la vera libertà che gli italiani reclamano.